Ciao a tutte ragazze, benvenute in questo nuovo video. Nel video di oggi vi faccio vedere cosa ho acquistato oggi da Eurospin. Allora, come sempre, prima vi faccio vedere tutti i prodotti, dopodiché alla fine del video vi dirò tutti i prezzi, se trovo lo scontrino, ma credo che sia disperso in uno di questi 200 sacchetti. Comunque, ovviamente, come dico tutte le volte che faccio uno svuota la spesa, questa non è tutta la mia spesa, perché spesso e volentieri andando in un Eurospin molto piccolo faccio fatica a trovare tutto quello che cerco, specialmente per quanto riguarda la frutta e la verdura. Il mio Eurospin, è sempre un po' vuoto e quindi implementerò tutta questa spesa con un'altra microspesa o da Esselunga o al mercato. Quindi, detto questo, c'è una piuma. Ok, detto questo, direi di iniziare con il video. Ok, partirei dalla prima busta che è questa qui che ho sotto mano. Allora, come sempre ho acquistato, questa c'è in tutti i miei video Eurospin, la pizza a quattro formaggi. E mi piace tantissimo, inutile dirvelo. Questa qui è una delle mie pizze surgelate preferite in assoluto. Poi ho preso la piadina romagnola IGP. Qui dentro ce ne sono 5, se non erro, esatto, sono 5 piadine. E in realtà io preferisco quelle all'olio d'oliva, però nell'Eurospin dove vado io non ci sono, quindi ci prendiamo queste. Poi, questo fa sempre rumore. Ho comprato le forchette, quelle compostabili, e non mi piacciono tanto perché col calore si sciolgono e più che altro assumono delle forme un po' strane, per cui ogni volta che poi mangio le punte vanno all'incontrario e quindi mi perforano la bocca. Però credo sia un problema di tutte le compostabili, quindi ce ne faremo una ragione. Poi, ho preso le vaschette, queste qui per fare le lasagne, prossimamente le farò. Poi ho preso un sacchetto di puntarelle, non le avevo mai viste le puntarelle così, di solito sono abituata a vederle insomma intere, però già tagliate le ho trovate interessanti da portare al lavoro, così che la mattina cioè prendo solo sul sacchetto e poi mi prendo su anche il barattolino delle acciughe e me le condisco direttamente là. Non lo so, l'ho trovata un'idea carina, insomma, per mangiarle in modo un po' diverso. Poi ho preso, in realtà di questo qui ce ne sono 500, ma non li vedo. Ho preso 4 buste di pecorino romano. Allora, questo qui, questo pecorino, lo avete già visto anche in altri video, non sa di pecorino, cioè è come un grana molto più forte e molto più sapido, intenso, e quindi lo preferisco al grana normale, infatti per quello ne compro così tante perché alla fine le metto un po' dappertutto e finisce in frettissima. Poi ho preso, ecco qua, il kebab di pollo. Così stasera, appunto, con le piadine e poi vedrete cos'altro ci metto dentro, mi farò un kebab fatto in casa. Più che altro perché mi piacerebbe comprarlo già pronto, così che è una fatica in meno, mi arriva a casa, mangio tranquilla. Però non ho ancora trovato un kebab buono in zona e quindi a questo punto preferisco farmelo da sola. Poi ho preso i sacchetti gelo grandi, perché essendo da sola devo congelare un sacco di cose, perché appunto essendo le porzioni molto grandi, spesso e volentieri mi ritrovo insomma ad utilizzarli. Infatti ho il congelatore che sta esplodendo e niente, è l'unica soluzione. D'altronde le monoporzioni costano esattamente come le porzioni per una famiglia di 10 persone, quindi insomma, vabbè, questo. Poi ho preso la salsa di pomodoro d'Attelino. Questa qui non è male, mi piace, non è tra le mie preferite, però quando capita la acquisto. Ho già finito lo spazio. Bene, dove appoggio il resto delle cose è un mistero, anche perché qui ho anche il cactus, quindi non è che posso muovermi molto. Ok, poi ho preso i cuori di porro.
Questi qui ho visto una ricetta per farli grigliati, vedremo se sono in grado. Poi ho preso la salsa rosa per il kebab, non so se la metterò, devo essere sincera, vedremo, ci penserò strada facendo. Poi ho preso degli gnocchetti di patate. Anche questi non sono buoni come quelli fatti in casa, ma comunque se la cavano, cioè tra tutti secondo me sono quelli più buoni. Quindi quando vado li prendo sempre. E primo sacchetto chiuso. Poi andiamo all'altro sacchetto. Anzi, prima vi faccio vedere quello che ho nello zaino. Nello zaino ho sempre le mie bottiglie di Coca-Cola, che le tengo sempre lì di riserva. Poi ho, eccola qua, una bottiglia di latte senza lattosio della Amo Essere. Questo latte qui è uno dei miei preferiti e lo bevo molto volentieri. Poi, ultima busta maestra piena, quindi sto studiando dove mettere le cose. Vabbè, allora, ho comprato il mio solito broccolo incartato in 500 strati di plastica, su cui polemizzo sempre lui. E niente, mi sembra l'unica cosa questa volta un po' secco come broccolo, non so perché, non so se vedete, c'è, forse non si percepisce dalla videocamera, sembra veramente molto 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 asciutto come, però erano tutti così, non so se è il nuovo tipo perché hanno cambiato incarto. E non so se è il nuovo tipo appunto di plastica qua fuori o se effettivamente è molto secco. Mi ricorda il tatto un pochino il polistirolo, quindi non è proprio un buon segno. Vabbè, poi ho preso i miei soliti fermenti attivi. Questi qui li uso come merenda e mi piacciono. Poi ho preso delle ciotoline un pochino più piccole, queste qui sempre per farmi le lasagne monoporzione. O per fare anche un sacco di altre cose in forno, e mi ci trovo molto bene con questi qui dell'Eurospin. Poi ho preso la besciamella, poi ho comprato il cavolo cappuccio, più che altro perché all'Eurospin oggi c'era soltanto la versione di cavolo, quella intera, e non mi ci entra neanche nel frigorifero, visto che condivido il frigorifero con gli altri coinquilini, e quindi non ho potuto prendere il cavolo intero, e anche se l'avrei preferito, perché questo qua in busta sta sempre un po' di fermentato, non so come dire, e di aceto, e quindi niente, vabbè, però per fare il kebab ho pensato di metterci dentro il cavolo al posto dell'insalata, perché lo trovo molto più buono. E quindi niente, l'ho preso sempre allo scopo di crearmi un kebab come piace a me. Poi ho preso, ecco qua, le altre buste di pecorino. Ok, poi ho preso delle cicche, queste qui sono buone, extra fresh. Mi servono perché le cicche sono la mia più grande salvezza, visto che soffro macchina, autobus, tutti i mezzi, e quindi ogni mattina andare a lavoro è complicato. E poi ho preso i tomini alle erbe aromatiche, questi qui sempre da mangiare come pranzo, sono un po' piccanti perché comunque il peperoncino che c'è qua sopra è abbastanza tosto. Però mi piacciono molto, il sapore delicato del formaggio, ma molto sfizioso, quindi da abbinare a qualche verdura, non so ancora quale, ci sarà lui. Poi ho preso il latticino fresco spalmabile alle erbe della Land, anche questo qui non credo di averlo mai provato, ho provato quello originale della Philadelphia che avevo preso all'Estelunga, che avete visto anche negli altri svuota la spesa, però questo non mi sembra di averlo mai preso. Vedremo, vi farò sapere com'è. Come sempre fatemi sapere se volete che vi dica insomma
cosa ne penso di questi prodotti. Io giù nell'info box, quando c'è qualcosa che mi colpisce particolarmente, vi scrivo sempre tutto. Quindi andate a dare un occhio nell'info box che vedete almeno magari qualcosa di subito, qualche pezzo di recensione, ecco. Comunque, in linea di massima, questi prodotti dell'Eurospin, essendo che è 6 o 7 anni che faccio la spesa solo da Eurospin, li conosco abbastanza bene, per cui già, a parte appunto questo latticino fresco, piuttosto che... No, in realtà il resto l'ho mangiato sempre già tutto. Forse la salsa rosa è una di quelle cose che non ho mai provato. Per il resto, sì, ho provato già tutto e mi piace tutto. Poi ho preso questi qui, ancora non ho capito il loro uso, però ho preso questi qui, i funghi trifolati misti. Qua li mettiamo. Poi ho preso la salsa yogurt, questa qui da mettere nel kebab. È un peccato che ci siano le confezioni solo così grandi, perché io in realtà poi non la utilizzo più. Quindi devo capire come poterla sfruttare, ma ahimè temo che non ci siano altri modi. E ultimo prodotto, ho preso i filetti di acciughe in olio d'oliva della Ondina, questi qua. C'erano anche quelli piccanti, questi qui erano nascosti dietro, praticamente mi sono arrampicata sulla mensola per trovarli, ma ero certa di recuperarli in qualche modo, perché... Se no c'era il barattolo, quello grosso così, di filetti d'acciuga, e mi sembrava un pochino eccessivo. Allora, scontrino. Partiamo con l'elenco di tutto quello che ho comprato e dei prezzi. Allora, le puntarelle 200 grammi le ho pagate 2,69 euro. Le forchette le ho pagate 1,45 euro, sono 20 pezzi. Poi... i contenitori, credo quelli grossi delle lasagne, però non ne sono sicurissima, sono 3 pezzi e li ho pagati 1,69 euro. I cuori di porro 1,99 euro. I contenitori, forse sono 6 contenitori, anche di quelli grossi, vabbè, insomma. Agli altri contenitori li ho pagati 1,05 euro. Sapete che ho letto 3? Boh. No, ce ne sono 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì, tutti i contenitori sono da 6. Poi, 25 sacchetti gelo, 99 centesimi. Il kebab di pollo, 3,49 euro, è stata la cosa più costosa di tutte. Tenete conto che io riesco a farci 2 kebab interi e poi anche un altro pezzo. Cioè, me ne avanza ancora un po'. Poi ho preso la piadina fresca 1,79 euro, poi la pizza 4 formaggi 2,59 euro, gli gnocchetti 99 centesimi, i broccoletti 1,69 euro, il pecorino 2,19 euro ogni busta, la Coca-Cola 0 33 centesimi, le cicche 1,29 euro, la salsa rosa 1,69 euro, quest'altra salsa che non chiedetemi qual è perché non ne ho idea, 1,09 euro. Il latte 1,29 euro, sì, mi sono persa, la besciamella 1,19 euro, i fermenti 2,19 euro, il formaggio spalmabile 1,29 euro, i tomini 2,09 euro, i funghi trifolati 1,39 euro, i crauti 1,19 euro, la salsa yogurt 1,39 euro e i filetti di acciughe 1,79 euro, per un totale di 47 euro. I prezzi sono decisamente lievitati nell'ultimo periodo, perché se penso a qualche anno fa facevo una spesa di questo tipo con 20 euro, invece adesso costano veramente molto di più. Poi appunto a questa spesa ci devo aggiungere la pasta per le lasagne della Giovanni Rana, perché tra tutte preferisco quella, quindi andrò a comprarla alla Coop, e probabilmente poi dovrò prendere anche un pezzo di salsiccia, perché avevo idea di fare delle lasagne con i broccoli e la salsiccia. Comunque vabbè, questo non ci interessa. Direi
che questo video qui è giunto al termine. Fatemi sapere voi cosa acquistate da Eurospin. Spero che il video vi abbia tenuto compagnia e noi ci vediamo al prossimo. Ciao a tutte!